Why would anybody watch a scum show like you? Why did you watch it, Max? Business reasons. Sure. What about the other reasons? I think that massive doses of video drone signal will ultimately produce and control hallucination. That it will change human reality. To the point that it will change human reality. E che dire? E benvenuti sul Videodrom. Videodrom. In compagnia il buon Mattia Master Mix, DJ Mattia Master Mix, che ci ha aperto la puntata di oggi con una grande puntata dedicata appunto a... Non all'infanzia. Ma alla nostra intenzione di ripercorrere la settimana del B-Fest con voi. 21-28 marzo, che sì, abbiamo vissuto intensamente noi del Videodrom, quindi ribenvenuti sul Videodrom. A ridaglie. Noi siamo i soliti Gigi, Chilo e Zen, in compagnia del piccolo Mattia, del solito, del nostro caro Gianni in regia, a.k.a. Man in Pasta. È diventato ufficialmente boss, quindi Man in Pasta. Il boss è ufficiale. E il nostro buon Alex, che oggi ha detto alle riprese, ha detto all'aiuto regia, ha io detto all'aiuto in tutte le cose. Eccellente. Sì. Anche quando saremo al cesso. Oggi abbiamo anche la figura di merda, quindi. Ah, è bene. 50 sfumature di Videodrom. Quindi vi diamo il benvenuto a questa puntata sul B-Fest, in cui parleremo un po' di tutto ciò che non abbiamo potuto dire nei video che abbiamo registrato giornalmente durante ogni singola giornata del B-Fest, e che saranno ben presto pubblicati sulla nostra YouTube, pagina su YouTube, che è sulla pagina Facebook, sulla pagina Facebook di Bari Rock City. È sul sito internet www.barirockcity.com, che è in work in progress. Ragazzi, che stiamo ultimando, diciamo. Possiamo salutare una collega che non c'è al momento, la buona Raffaella, che ci ha accompagnato per tutta la nostra avventura. Grazie Raffa, un bacione enorme. E comunque, piccola chicca, abbiamo cominciato aprendo la puntata con una canzone, colonna sonora di Amarcord, che apriva peraltro tutti i film che abbiamo visto di festa. Proprio perché il logo, il simbolo del B-Fest è appunto il ritratto di scuola su Federico Fellini. Sì. Bravissimo. Quindi che dire? Noi iniziamo, ci sentiamo un po' di musica sul Videodrom e poi partiamo in quarta. Bari Rock City. She had to come up soon for dear.
blossom, come on under the willow. We can have high times if you look back. We can discover the wonders of nature, growing in the rushes down by the riverside. She's got everything delightful. She's got everything I need. Takes the wheel when I've seen double. Pays my ticket when I speed. She comes skimming through rays of violet. She can wait in a drop of dew. She don't come and I don't follow. Waits backstage while I sing to you. But she can dance a Cajun rhythm, jump like a widow's in four-wheel drive. She's a summer love in the spring, fall, and winter. She can make happy any man alive. Sugar magnolia, ringing that blue, caught up in sunlight. Going out singing, all walking in the sunshine. Come on, honey, come along with me. She's got everything delightful. She's got everything I need. A breeze in the pines in the summer night, moonlight, crazy in the sunlight, missing me. Sometimes when the cuckoo's crying, when the moon is halfway down, sometimes when the night is dying, I take me out and I wander around. Bari Rock City.
Eccoci qua, ritornati sul Videodrome dopo aver ascoltato Sugar Magnolia dei Grateful Dead e Wizard dei Black Sabbath. Grandi pezzi, devo dire, bellissimi pezzi. Oggi selezione. Selezione curata solo da rock, Gigi. Un po' varia. Ho fatto una selezioncina. Vabbè, ascolteremo comunque. Ascolteremo più. Gradiremo più che altro. Gradiremo. Come sempre, la nostra selezione musicale sul Videodrome è sempre di alto contenuto. Qualità, di gran classe, direi. Ringraziamo anche, direi, per i rifornimenti di caffeina che ci sono, che appena, sono appena arrivati. Grazie, ragazzi. Siamo Pierre e buon Stefi Pomino che sono entrati così di soppiatto. E ci hanno dato una bella sorpresa con dei buongiorno ragazzi. Eccolo qui. Che voce vissuta. Fratello piccolino di Andrea Camilleri. 37 qui alla sede di Body Rock City. Oh, grazie per l'ennesima iniezione di caffeina. Così possiamo parlare bene della nostra settimana. Di come iniziamo. Cioè, io in questo momento, cioè adesso vi parleremo un attimino come erano strutturate le nostre giornate, così capirete che non è proprio una passeggiata, insomma, sì, seguire così. Diciamo che abbiamo avuto accesso nelle sale del B-Fest. E anche nelle sale private. Nelle sale private. Ringraziamo appunto Rossana Zonno. Applausi come se piovessero. Sì, oggi che ci ha gentilmente offerto questa opportunità facendoci arrivare i pass. Per le proiezioni c'è da dire che secondo me, cioè, ce li siamo anche un po' meritati. Dai, c'è da dire che siamo un gran ben sfruttati. Sì, da meritare, li abbiamo ben sfruttati. Eravamo il team più giovane lì al B-Fest. Eravamo i più belli, i più bravi, i più preparati, i più fresh. Mio zio. Vabbè, niente. E quindi che dire? Vogliamo ringraziare anche altre persone che abbiamo incontrato durante il nostro carissimo, abbiamo espanso i nostri orizzonti. In Bangladesh. Pasta di Gianni sono arrivati fino in Bangladesh. Abbiamo conosciuto il nostro amico Ahmed. Ahmed che fa ricordiamo che fa parte della Fipresh. Lui è un membro della Fipresh, oltre ad avere un la società di produzione di l'ascoltatore film. Ascoltatore medio ci chiede cos'è la Fipresh. La Fipresh è la Federazione Internazionale dei Critici Cinematografici. Okay. Comunque è una situazione molto importante che proprio all'interno del B-Fest ogni giorno assegnava un premio ad un regista. Il premio Fipresh 90 proprio per i 90 anni, di questa dell'associazione. E ora un invito al nostro ascoltatore non medio, ma l'ascoltatore un attimino sopra la media, ragazzi. Noi siamo pronti per entrare nella Fipresh. Che ne pensate? Che ne pensate? Sì, abbiamo fatto è stata la nostra palestra questo Fipresh. Se qualcuno della Fipresh vuole Gianni ci demoralizza. Solito, Gianni il ci solito. Sta già buttando. Sì, ma perché lui in realtà sta già mettendo le mani in pasta. Lui vuole solo essere che non il primo. Ce lo vuole ancora dire. Lui sarà il primo. Vabbè, c'è da dire che Ahmed ci ha invitati al Dhaka International Film Festival. Non so se ci andremo, però sarebbe sicuramente un grande trampolino per poi entrare. Naturalmente renderemo partecipi anche di questo. Ovvio, ovvio. Sarà la nuova fiction di Videodrome. Se andremo o meno. Videodrome in Dhaka. No, Dhaka nel Bangladesh. Diciamo che ogni puntata vi daremo una piccola info sul nostro viaggio, se ci andiamo o meno, se riusciamo a trovare i soldini per andare. Piccioli biglietti. Oh, ragazzi, ho approfittato del mezzo radiofonico per richiedere un fondo, un supporto. Aiuto. Ricordiamolo. Abbiamo qui Lenny che il nostro salvadanaio porta fortuna. Ricordiamo che è un teschio con le cuffie. Approfittate per parlare con le ferrovie dello Stato per darvi biglietti per andare via. Per arrivare fino in Bangladesh con un magnifico treno, un viaggio all'Orient Express. Poi diciamo. Potremmo fare anche un viaggio alla Wild Maniera, alla piedi. Sì, okay. Siamo a dovremmo partire dopo la puntata. Or-
organizzato il pulmino. Pulmino aziendale. Tipo Fantozzi, pulmino aziendale. Oh, Campusso Bangladesh. Bellissimo. Purtroppo non abbiamo un ragionier Filini tra noi. Però abbiamo un mal in pasta. Ovvio, anche meglio. Ok, gli scapoli a valle. Quindi ritorniamo a noi. Una puntata molto leggera comunque. Sì, ritorniamo al BeFest, anche perché ricordiamo che a breve saranno pubblicati sulla nostra pagina, su tutte le pagine di Bari Rock City, i video, che i video report di ogni giornata. In varie location, molto... molto interessanti. Molto ricercata. Palm Beach siamo stati mamma mia, ragazzi, che bella è Palm Beach. Abbiamo affittato anche delle attrezzature professionali, abbiamo affittato l'intero Petruzzelli per registrare. Tra l'altro. Io poi vorrei dire una cosa, ma non avete trovato strano quanti barisi ci fossero a Palm Beach? Incredibile. Io ne ho visti incredibile. Il barese per ogni presenza. Ma anche a Palm Beach, anche locali di proprietà, certo, di baresi che a Palm Beach, tra l'altro, capito? Si vende peruni come se piovesse a Palm Beach. Cioè, di che stiamo parlando? Capite? Ricordiamo un mare, insomma, che non fa invidia a quello di Bari. Sì, stranamente, quello di Palm Beach è simile. Perché se avesse il mare, mai sarebbe una piccola bar. Una piccola anche bar. Se ce l'ha il mare, ma se avesse il mare, sarebbe una piccola bar. Comunque, ritorniamo alla nostra giornata, che comunque non era, come ho detto prima, molto, molto facile da seguire. Diciamo che la sveglia era per le 7:30, 8:00 e l'addormentata era alle 2 di notte. L'addormentata, se non alle 4. La bella addormentata, la che era agoniata per tutta la giornata. Sì, secondo me. Il naturalmente letto. C'erano anche degli aiuti psicoattivi. Per conciliare supporto il sonno, sì, psicoattivi. Nostra... stiamo parlando ovviamente di foglie di cocaina, perché altrimenti non ce l'avremmo mai fatta. Ragazzi. Videodrome ragazzi. Per il sociale, sempre per il sociale, ovviamente. Sono tutti. Quindi, Mandonia, che dire, la nostra giornata da cinefili iniziava alle 9 di mattina con la prima proiezione d'autore al Teatro Petruzzelli. Una location che per me, che è stata per la prima volta, diciamo, questa esperienza all'interno del Petruzzelli, devo essere onesto, penso di essere entrato in un mondo fiabesco. Cioè, per me che il Petruzzelli è stato questo un'esperienza incredibile. Questo mondo è stato coronato dal nostro... aperitivo d'autore. Qua mi permetto di dissentire, perché purtroppo lo staff ha escluso i due cheli da questa possibilità. Erano ambienti troppo elevati. Non potevamo fare brutte figure. Vabbè. Già il fatto che è andato il nunzio, non lo so. Vedi, la brutta figura la fa Bari Rock City, e questo è il problema. Comunque, non c'eravamo io, Gigi e il nostro mani in pasta. Ovviamente, che in quel caso era mani nella vigna, direi più che altro. Sì, perché c'era tanto buon vino. Un calice di vino e l'altro, fra una chiacchiera e l'altra, con chi incontravamo, registi. C'era la signorina Margaret von Trotta. Non era presente, proprio perché quel giorno proiettavano il suo Displaced World. Il titolo era in tedesco, lei non l'ha voluto tradurre in inglese. Comunque io sono andato a vedere la prima e lei era un po' contraria. In tedesco com'è il titolo? Unreal World. Sicuramente sembrerebbe incazzato. Sì. Sicuramente più incazzato di quanto era il film. Quindi, dopo la visione del film delle 9 al Petruzzelli, rimanevamo là in media 2 ore, un più paio o meno. D'ore per la seguire masterclass tenuta appunto dai registi. Dei vari registi che si sono susseguiti sul palco del Petruzzelli. E vediamo già una piccola anticipazione per l'anno prossimo. Perché nell'ultima conferenza stampa che abbiamo seguito al Petruzzelli, abbiamo anche un rullante. L'anno prossimo le masterclass saranno tenute solo da attori, di cui solo uno sarà un attore italiano, gli altri tutti saranno stranieri. Grandi attori stranieri. Quindi si cambia un po' il punto di vista, sì, diciamo. Anche perché dopo vi anticiperemo anche il tema del BeFest dell'anno prossimo. Volevo anche ricordare che l'anno prossimo ci sarà addirittura una retrospettiva su un diciamo filone di cinema all'interno di una nazione, cioè ci hanno dato la possibilità, ci daranno la possibilità di osservare come il cinema all'interno di una nazione, che verrà ovviamente selezionata poi dai critici, o non so, da chi si occupa. Sì, probabilmente. E quindi magari avremo la fortuna di vedere un po' il cinema russo, cinema inglese, cinema tedesco. Soprattutto quello russo. Diciamo che cinema bengalese, magari. Il cinema del Bangladesh. Bengalese. Cinema forgiano.
Cinema Foggiano. Cinema indipendente Foggiano. Ed è meglio se rimanga tale. C'è Cinema Capursiese. Sicuramente lo saprà sicuramente Gianni. Bene, le masterclass sono state molto interessanti da seguire. Uno, perché fornivano la visione dell'autore nel mondo del cinema. E due perché comunque era interessante il fatto di poter fare delle domande all'autore, al regista del film. Piccolo appunto, uno sui 7 giorni che... E le 7 persone che hanno tenuto queste masterclass, tutti grandissimi nomi. Sì. L'ultimo giorno, la masterclass di Nanni Moretti, lui non ha voluto rispondere alle domande. Non so dire, teniamo i pareri personali fuori, però non mi sembra giusto. Però è stato anche off limits per chi è arrivato di 10 minuti di ritardo. Perché il Petruzzelli era saturo. Però dato che noi per la prima volta avevamo Vorrei spezzare una lancia a favore di Nanni Moretti, poiché l'inizio della sua masterclass è stata comunque molto interessante. Sì, no, non dico, allora, io e la Zena l'abbiamo seguita da un palchetto esattamente sopra il palco, quindi eravamo a tipo 4 metri da lui. E lui ha introdotto leggendo alcune pagine del suo diario. Del diario di lavoro della che praticamente si riferivano ai giorni in cui ha girato il film che è stato mostrato. Però è stato abbastanza interessante. Assolutamente interessante, però un paio di domande potevi anche dare una risposta, non lo anche so. Anche per gli organizzatori sarebbe stato un po' difficile, data la grande richiesta che si sarebbe verificata. Sì, è dato che c'erano anche alcuni spettatori un po' molesti a livello di domande. Quella sul fumo. I primi due giorni un medico, un oncologo, non so, ci ha ammorbato. Era un'oncologa barese che ha posto al primo ospite delle masterclass, possiamo annunciarlo chi è? Al signor Alan Parker. Ha detto che ascolta Bari Rock City. Tra l'altro, è ufficiale. Ha detto semplicemente questo: poiché nel film che abbiamo avuto la fortuna di vedere, ovvero Fuga di Mezzanotte, c'è un utilizzo della sigaretta molto molto frequente. Sì, ha detto: non sarebbe meglio mettere alla fine e all'inizio del film un piccolo video per sensibilizzare appunto il pubblico sul fatto che non bisogna fumare. Posso rispondere? Volevo rispondere io. Videodrom. Fatti li cazzi tua. No, ma anche perché parlava di studi e ricerche, non so quanto fossero qualificati, del fatto che ogni 300-400 tiri di sigaretta visti in un film un adolescente iniziava a fumare. Scusate ragazzi, se posso intromettermi, visto che il Bifes quest'anno era dedicato anche a Fritz Lang, che è un regista che il fumo lo ha adoperato, vedi alcune scene di M il mostro di Dusseldorf, diciamo che questa critica all'uso della sigaretta nel film era quantomeno fuori luogo. Ma più che altro, dove sta la libertà artistica del regista? Se la voglio mettere, fai un problema su tutto. Cioè, ogni 50 scopate. Magari non mettiamo le sigarette, mettiamo le giolle. Sempre. Comunque, abbiamo tanta carne al fuoco oggi. Diciamo solo i nomi di cui abbiamo seguito i nomi. Diciamo dopo. Un paio di pezzi. Va bene, sentiamo un po' di musica sul video. E adesso un po' di musica sul video. Bari Rock City. Girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Come on, tell me, baby. In the pond, where the sun don't ever shine. I was shivering all night too. My girl, where will you go? I'm gone where the cold wind blows. Where's that, baby? In the pines, where the sun don't ever shine. I wish you would all night too.
my girl, my girl, don't you lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Come on and tell me something about it. In the ponds, where the sun don't ever shine. I bet she would. Oh, night, shiver for me now. Happened down there. My husband was a hard-working man, killed a mile and a half from here. What happened to him? His head was found in a driver wheel, and his body ever never been found. My good. My girl, don't you lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Come on and tell me something about it. In the ponds, where the sun don't ever shine. I bet she will, oh, night too. Bari Rock City. Thank you.
Bari Rock City. Ed eccoci qua, ritornati sul Videodrome dopo aver ascoltato Where Did You Sleep Last Night, la versione originale di Lead Belly. All Apologies dei Nirvana. Allora, che pezzi, che dire? Ritorniamo con questa bella canzoncina di sottofondo che ci reintroduce al tema delle masterclass che avevamo lasciato in sospeso poco fa. Abbiamo ascoltato First Day. Alan Parker, Sir Alan Parker. Sir Alan Parker che ha presentato Fuga di mezzanotte. Ricordiamo colonna sonora del grandissimo Giorgione Moroder. Merita sempre. Poi, mentre la domenica c'è stato The Second Day. Jean-Jacques Hanou con 7 anni in Tibet. E ha presentato peraltro il suo film che ora sta girando nelle sale, The Dernier Loop. L'ultimo loop. Anzi, Le Dernier Loop. Le Dernier Loop. Vabbè. L'ultimo lupo. Abbiamo sentito Costa Gravas. Un grandissimo Costa Gravas. Bellissimo. Un grandissimo amen. Il film è stupendo di Costa Gravas. È veramente molto bello. Anche lui come persona, cioè la sua masterclass è stata molto interessante. Dal mio punto di vista, una tra le due più interessanti. Anche secondo me. A me è piaciuta anche quella di Margaret Von Trotta. Sì, sono tre per me le più interessanti. Ricordiamo tra l'altro che all'interno di Amen c'è un attore barra regista che ha girato l'odio. Di cui abbiamo parlato nel video, faceva il ruolo, se non sbaglio, del prete. The Fourth Day. Abbiamo avuto l'onore di incontrare e ascoltare la più bella masterclass dal mio punto di vista. Quella di Ettore Scola, del presidente. Presidente del Bifest. Che ha preso una figura che ha anche un po' direzionato al meglio questo Bifest. Questo Bifest ormai da anni. Molto bene. Abbiamo visto il suo una film. Una giornata particolare. Un film bellissimo. Niente da dire, cioè non ci sono parole per esprimere. Bisogna la bellezza vedere per credere in questo The caso. Fifth Day. Abbiamo visto Katyn di Andrei Vaida. Ricordiamo che ha avuto il regista che è stato premiato con l'Oscar alla carriera, sì. Sempre quest'anno, se non sbaglio. No, è precedente. Agli inizi del 2000. E ha portato appunto questo film Katyn. Ricordiamo che poi è sempre impegnato comunque, cioè i suoi film sono premiati con la storia polacca in genere. In uno dei suoi film c'è anche Oriana Fallaci. Cioè non come attrice, però viene la il personaggio che è Valisa. Beh, The Sixth Day, che non l'ha vista nessuno a quanto pare. Perché eravamo altri impegni in altre sale. Avevamo impegni di interviste. Io ho visto la masterclass di Vaida. Ah, ok. Quindi la masterclass di Vaida. Stiamo parlando di giovedì di Edgar Wright. Edgar Wright. Che ha presentato il film che non riesco a leggere. Heimat, che è un film in 13 film praticamente. Herman Ken. Sono 13 episodi di questo film. Non lo so, cioè non so se riuscirò mai a vederli tutti e 13. Non siamo riusciti a vederlo quella mattina al Petruzzelli, ma contiamo di recuperarlo prossimamente per farvi sapere un po' cosa ne pensiamo. Poi The Seventh Day. Abbiamo avuto la signora Margaret Von Trotta con Anni di piombo. Che sinceramente mi ha lasciato stupito per quanto parlasse bene l'italiano. Sì, assurdo. Ma un sacco di registi, io mi ricordo anche nelle scorse edizioni del Bifest, stranieri parlavano o comunque masticavano abbastanza bene l'italiano. Cosa che gli italiani invece non fanno. Non fanno magari l'inglese. Ovvio. Comunque, vabbè, Margaret. L'ultimo giorno l'abbiamo già anticipato. Abbiamo visto Caro Diario di Annie Moran. The Last Day. Abbiamo visto questo film. Allora, ragazzi, io vi proporrei, dato che ognuno poi magari ha avuto possibilità diverse, la masterclass da primo posto per voi. Ettore Scola. Anche per me, Ettore Scola. Ma a me è piaciuta molto quella di Costa Gavras, però la equiparo a quella di Ettore Scola. Cioè, io, non avendo avuto la fortuna di assistere a quella di Ettore Scola, cioè, se dovessi mettere una al primo posto, anche se magari il regista non mi piace tantissimo, è stata quella di Jean-Jacques Hanou. Cioè, è un bel personaggio. È stato divertente, ha mostrato, secondo me, un modo, di essere regista diverso. C'è da dire che i registi, comunque, secondo me, sono la parte importante del film, quindi parlare con loro e sentire le loro opinioni. Perché io ho fatto un po' una smorfia quando ho sentito l'anno prossimo il Bifest sarà dedicato. Infatti non totalmente
alla figura degli attori. Non diciamo a chi sarà. Vabbè, lo vedremo alla fine. Però in realtà anche l'anno scorso c'è stato, è stato l'anno dedicato scorso, a Sergio Castellitto, però dico il B-Fest in genere era dedicato proprio solo alla figura dell'autore in generale. C'era il festival Volontè in cui venivano proiettati i film, grandi film in cui aveva piccola critica. Il fatto che l'anno, cioè quest'anno hanno riproiettato dei film che hanno proiettato l'anno scorso. Non è una critica, perché comunque purtroppo, Francesco Rosi a cui è dedicato. Sì, però il problema sai qual è? Che anche l'anno prossimo ridaranno dei film che hanno già dato l'anno scorso, capito? Quindi per 3 anni di fila magari la gente si andrà a vedere lo stesso film. Allora, magari scegli a vedere altro film. Perché voglio dire, il malloppo del programma del B-Fest comunque è grande, è sempre molto comunque corpuso. Introduciamo il discorso Francesco Rosi attraverso Gian Maria Volontè. Arriviamo a Francesco Rosi che ha lavorato con Gian Maria Volontè. Lui ha detto sue parole che secondo lui è uno dei migliori attori al mondo mai esistiti. Lo accettiamo. Che dire, l'abbiamo perso da poco questa grande figura del cinema italiano. Quindi diciamo che è stata anche un po' spinta da questa problematica. Per usare le parole di Felice Laudadio, è stato un po' introdotto all'interno del programma di quest'anno una sezione specifica dedicata al grande cinema di Francesco Rosi. Che vi diremo, non abbiamo seguito moltissimo nelle sale perché avevamo già per visto. Due motivi principali: uno perché molti, un po' film, a casa. Molti film li avevamo già visti, e due perché avevamo l'opportunità negli stessi orari di vedere qualcosa di diverso che magari era più difficile da reperire, come molti film di Fritz Lang, come ad esempio Fritz Lang. Vedersi un film muto al cinema, ragazzi, è stata un'esperienza, mamma mia. Molto una bella esperienza, cioè, diciamo, video, ragazzi, un video profondamente ci ha tirato un po' di 80 anni dietro, cioè sembrava veramente un'altra area quella che si respirava. Vabbè, ci mancava solo che ci mettessimo a fumare le sigarette. Ma nel che bello sarebbe stato alla faccia dell'oncologa, che sarebbe entrata nel cinema a dire ragazzi smettete di fumare. Fatto così. Comunque Francesco Rosi, appunto, come abbiamo ripetuto tante volte, è stato cardine di questo B-Fest anche per il fatto che non è stato ricordato durante la notte degli Oscar, il che non è piaciuto molto a noi italiani, nonostante siano stati ricordati altri attori italiani che sono morti quest'anno. E comunque è stato un grande, cioè ha avuto un grande effetto, perché comunque Francesco Rosi è stata dedicata a lui anche una mostra di Sala Murat. Essenzialmente erano soltanto le locandine originali dei suoi film. Però i suoi più grandi film. Ricordiamo che poi possiamo vederlo anche dal programma. Cioè abbiamo le due copertine del programma. Sono una appunto una faccia di un sorridente Francesco Rosi. Bellissima questa foto. Penso che l'abbiano. L'ho presa una bella sceglierne una migliore. E dall'altra parte la locandina di M. Il mostro di Düsseldorf, che è un capolavoro assoluto del cinema in genere. Assolutamente sì. Diciamo che di Francesco Rosi hanno proiettato una selezione di una quindicina di titoli, se non sbaglio, tra cui ci sono grandi film, grandi capolavori. Cristo si è fermato. Se non sbaglio li hanno trasmessi tutti i film. Tutti? Se non sbaglio, sì. In effetti sono poco più di questo. Non sono tanti. Una ventina abbondante di film. No, bugia. Ora, vedendo la sua filmografia, ti dico di no, perché ad esempio Keane, Genesi e Regolatezza, non c'era. Ora era in regia con Vittorio Gassman, forse non l'avranno messo per questo. Da ricordare sicuramente come film di Francesco Rosi da vedere, pure per una cultura personale. Lucky Luciano, ma anche Salvatore Giuliano. Le mani sulla città, Uomini contro, Tre fratelli che ricordiamo è stato girato nelle campagne di Altamura. Una bellissima e ridente città. Sì, alcune sequenze sono state girate nella Murgia. Nella sorridente Murgia. È uno degli ultimi film ridente Murgia di Francesco Rosi, anni 90, con, sembra strano, un Jim Belushi, fratello di John Belushi, molto bello in forma. Dimenticare Palermo, che non è La vita secondo Jim. Beh, no, sicuramente. Ma neanche quei film dove fa parlare i cani, quelle cose varie, non era niente di che. Però diciamo che dopo la figura simbolo del fratello si è prestato anche ad altre cose di qualità inferiore, oltre a molte porcate. Però Dimenticare Palermo è stato diretto bene, diciamo, per avvalorare la tesi di Nunzio. Anche l'ultimo film di Francesco Rosi, che è La tregua, che secondo me è uno dei suoi film più riassuntivi della sua della poetica carriera, sì. È contro Isi, se non sbaglio, non ricordo.
Comunque è stato trasmesso sabato 28 con un'introduzione di Enzo Biaggi. Ah. Cioè, nel senso, il fatto, non so se forse mi sentirò un po' vecchio, però il fatto io ce l'ho visto in TV qualche volta, che era una specie di mini telegiornale che teneva Enzo Biaggi. Enzo Biaggi, molto interessante. Sì. Tra l'altro sostituito da una macchietta quale quella di Solenghi e Lopez, allora, dell'ultimo periodo, che era Max e Tux, che Max era veramente tristissimo. È vero. E quello è stato, no, veramente, perché trash. Rispetto a quello che Marchesini e Lopez hanno fatto negli anni Ottanta, che era qualcosa di superlativo dal punto di vista della comicità, sostituirlo con un programma di grande come dire, intrattenimento, spessore politico, quale era quello di Enzo Biaggi, sì. Voglio dire, è stato veramente il momento, l'inizio del declino, secondo declino, me, della sì. Eccellente visione televisiva della medialità in Italia. Continuiamo. Detto con uno stecchino in bocca, tra l'altro. Soprattutto, che fa sempre più stile. Gianni Stecchino. Abbiamo sempre più carne al fuoco, cioè stiamo mettendo tanta, tanta carne al braccio. C'è un odore qua. E quindi cioè, in attesa della, di farvi in attesa dell'agnello, un po' più di acquolina in bocca, mandando due pezzi sul Videodrom. Bari Rock City. Tripping.
and down a staircase. Naked girl going down the stairs. Naked girl going down the stairs. All the way down, she was up in the air. It was a naked girl. Staircase. Naked girl going down the stairs. Naked girl going down the stairs. All the way down, she was up in the air. It was a naked girl falling down the stairs. Oh, naked girl going down the stairs. Naked girl going down the stairs. All the way down, she was up in the air. It was a naked girl. Ed eccoci qua, ritorniamo sul Videodrome dopo aver ascoltato Early to Bed dei Morfin e Naked Girl Falling Down the Stairs dei Cramps. Che titolo! Oh, ragazzi, Pappina, come mamma mia! E che selezione comunque del Gigi, fino ad ora ci sta sorprendendo. Sì, 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 sì. Che stile musicale. Riprendiamo al nostro B-Fest con un elenco dei premiati, diciamo. Sì, diciamo che all'interno della selezione erano presenti due categorie principali, sì, che sono quelle dell'Italia Film Fest e quelle del panorama internazionale. Sì. L'Italia Film Fest, vorrei dire che hanno partecipato essenzialmente quasi tutti, cioè molti film che erano stati presentati a luglio, ad agosto, sì, a Venezia. Sì, molti film selezionati, quindi gli ultimi mesi che sono... gli ultimi film che sono usciti negli ultimi mesi in sala. Vogliamo ricordare di aver intervistato la carissima collega Ilaria Lopez. Ah, Ilaria Lopez. Ilaria Lopez, giurata. Amica, tra l'altro, del collega Michele Lazzen. Che salutiamo per la sua gentilezza, la sua disponibilità nel rendersi partecipe alle nostre domande. E riprendendo Venezia, è proprio lì che ha avuto la possibilità di visionare Anime Nere di Francesco Munzi, che ha vinto il premio Francesco Munzi come miglior regista, il premio fra Mario Monicelli come miglior regista, che è assolutamente meritatissimo, perché sì, è un secondo film me, con i controcazzi. Secondo me devono mettere però anche il premio miglior regista carina, bella regista, che meriterebbe secondo che me Giorgia Farina, che fa rima con Giorgia Farina. Giorgia, vienici a trovare Giorgia, ti aspettiamo vivamente in radio. Tu non lo sai, però Kilo si è innamorato di te. No, penso che l'abbia capito. Sì, penso naturalmente sì, ti linkeremo questa puntata. Ti stalkerizzerò anche un po'. Non so, vabbè, ovviamente per quelli che ci ascoltano e non sanno chi è Giorgia Farina, ha presentato un film che adesso sta girando nelle sale, Ucciso Napoleone, con Michaela Ramazzotti, sì, che la ricordiamo per aver doppiato la voce di Her nella versione italiana Lei. Vabbè, non ha niente a che fare con Scarlett. Spike però. Jones, tra l'altro. Sì. Molto bello, interessante. Sono stati premiati anche per migliore attrice protagonista il premio Anna Magnani. Alba Rockwacker per Hungry Hearts di Saverio Costanzo. Sempre presentato a Venezia. Sì. Figlio, tra l'altro, del buon Maurizio. Un ottimo film questo, a differenza, secondo me, di quello che stiamo per dire adesso. Sì. E diciamolo, che è Il giovane favoloso, in cui Elio Germano ha vinto il premio come miglior attore protagonista, il premio Vittorio Gassman. Ricordiamo la colonna sonora del film composta da Sasha Ring, a.k.a. Apparat. Sì, vabbè, però ci sta. Forse è l'unica cosa bella del film. Il film, a mio parere, è un po' carente su qualche ambito.
cioè che lo rende ma solo un po' troppo riconoscibile anni, come prodotto in Italia, Italia. Mettiamola sì, così sì, ma non è sembra, per tipo, un film prodotto per la TV. Sì, è vero. A livello di immagine. Magari lo manderanno in TV per 3 settimane. Ma come Elisa e Ambrosia. Sicuramente. Però i braccialetti rossi, le tre sto rose per sparare. Cioè, sì, lo stampo è un po' quello, sì. Diciamo, lo stampo registico, sì. Se si può dire, se è italiano, sì. È quello. Cagata anche... fiction italiana. Sì, però cioè... diciamo che l'interpretazione di Elio Germano, che si è medesimato bene nella figura non sempre di Leopardi, è da apprezzare. È da apprezzare, infatti è stato premiato come migliore a rapportarsi a una figura del genere. Mentre per quanto, riguarda il panorama internazionale che era decretato, appunto, il vincitore da una giuria totalmente popolare. Sì. Di cui faceva parte anche la nostra Ilaria Lopez. E appunto, proprio una giuria popolare ha vinto un tema popolare, diciamo, per popolare. Un bel film molto piacevole, un film francese ed è Discount di miglior regista Louis-Julien Petit. Io consiglio vivamente a tutte le persone che hanno lavorato negli ipermercati, nei supermercati, di vederlo, perché probabilmente vivranno una catarsi pura. Ed è un film, cioè, che non ha pretese, non è un film pretenzioso, non è un film pesante, è una bellissima bene. Commedia francese, di stile francese, sì, le nuove commedie francesi, si vede il marchio di fabbrica proprio presente. Il regista era anche in sala prima della proiezione di anche Discount. Lui ascolta Barry Roxidia. Sì, è vero, ce l'ha confessato. Barry Roxidia si sta estendendo, Videodrome stanno estendendo, ma quello è già oltre che in Bangladesh, anche in Europa. Quello è già nelle sue mani. E inoltre è stata anche proposta e data una menzione speciale al regista Oleg Sanin per il suo film Povodir, The Guide, che è un film che mi sta molto a cuore perché l'ho apprezzato tantissimo. Ma avremo modo di parlare di questo nella nostra rubrica Filmaccio e Filmazzo, che è quest'oggi sarà del B-Fest. Vai con la sigla. Ma comunque, che? Un attimo, diciamo che questa rubrica si svilupperà molto personalmente, perché sì, ognuno di noi ha avuto diverse esperienze e quindi penso che ognuno di noi voglia dire a suo parere quale sia stato il filmazzo e quale sia stato il filmaccio. Prima però, diciamo, prima di addentrarci nel tema filmazzo o filmaccio, una critica a, diciamo, la presentazione dei film di Lang in sala. Purtroppo ci hanno spammato. La volevo dire dopo, ma la diciamo adesso. Sì, allora, perché c'è estremamente rotto le palle. Allora, no, la prossima volta consultateci. Ok, posso aprire questa parentesi in questa rubrica, anche se la dovevamo Vai. Allora, durante le proiezioni della maggior parte dei film di Fritz Lang, gli organizzatori del B-Fest hanno deciso di mettere un video introduttivo tratto da un programma televisivo in Rai, Studio Cinema degli anni 60-70, no? Cui ci sono tra l'altro dei nostri predecessori perché sicuramente meno informati di noi e anche meno cattivi di noi. Però io mi chiedo, no, se questo programma in televisione veniva trasmesso dopo il film, perché al cinema lo vuoi trasmettere prima del film, visto che ti dice chi è l'assassino, che cosa ti dà la chiave di lettura del film? E che purtroppo in molti film guardi Lang quella esattamente, se tu mi dici chi è l'assassino o che cosa ha voluto dirmi il regista in quella scena, cioè me lo il dici problema, dopo, cioè che senso aveva questa cosa? È che oltre, cioè, diciamo, a fare spoiler, il problema più grave, secondo me, è che smorzava totalmente il tono in sala. Esatto. Cioè, la gente, perché durante il film di Fritz Lang, si metteva a ridere perché si faceva la chiacchiera su ciò che aveva visto precedentemente. E questo, ovviamente, per uno spettatore ovviamente interessato, è un giramento di scatole enorme. Sì, tra l'altro, vorrei fare anche un'altra osservazione. Poiché, in un paio di proiezioni sempre dei film di Fritz Lang in cui mi sono trovato io al Cinema Galleria, ci sono stati dei problemi a livello tecnico sulla messa in onda del film, e questa cosa mi ha un po' disturbato, perché anche spesso alla fine del film che veniva proiettato c'erano delle interferenze oppure c'erano dei problemi audio, appunto con l'audio, con il video, fotogrammi che saltavano.
questa è una sono cosa delle pellicole che non deve, da gestire, non deve accadere, soprattutto però, quando le gestisci in un formato che è quello digitale, che è quello che loro avevano a disposizione. Ah, okay, non erano in pellicola. Quindi. Non erano in pellicola, Che quando comunque, questa cosa però l'ho detta io, mi hai cazziato amaramente. Vabbè, ma noi eravamo a tu per tu in sala e tu mi hai detto una stronzata. Comunque non per vorrei mandare male Gigi in radio. Non per spezzare la tensione, ma questo è filmazzo e filmaccio, cioè non è critica. Torniamo a noi. Facciamo il giro del filmazzo, cioè il film da vedere. Per me, l'avete già capito, è Povodir. Perché ha Quoto Nunzio. Gianni era con me in sala a vedere questo film e siamo stati tutti e due molto soddisfatti di queste due ore abbondanti di film. Io una fotografia bellissima, un tema molto intelligente, molto particolare e molto interessante. Ricercato più che altro, una cosa, diciamo, è un piccolo scorcio della Russia, dell'Ucraina, dell'Ucraina sovietica. Sì. Mentre il mio filmazzo è Discount. Purtroppo non ho potuto vedere poco, perché da quello che mi state dicendo sembra molto interessante, sicuramente andrò a vedere, ha attirato la mia attenzione. Però tra gli altri film del panorama internazionale dell'Italia Fest, quello che più mi ha colpito è stato Discount, per la semplicità e il modo in cui è riuscito a trattare un argomento comunque molto pesante, diciamo, da un certo punto di vista, cioè quello della perdita del lavoro, comunque della crisi e della sostituzione dell'uomo con la macchina. Assolutamente. Ma tutto questo in maniera molto delicata e molto francese. Sì. Mentre... c'era un bel gusto. Per me ce ne sono diversi di filmazzi, però dato che tipo io avrei messo Anime Nere, però visto che ne ho parlato abbondantemente anche nei video report, io metto Kafka's Der Bau. Un film di Freidank che a me è piaciuto, forse sono stato l'unico qui dentro a cui è piaciuto. Sicuramente. Però forse perché io, dato che era una storia ok un po' particolare, perché era un racconto incompiuto di Kafka, però il fatto è che la regia e la fotografia erano curate in maniera maniacale soprattutto a me, io l'ho seguito con interesse, soprattutto perché lo stile di regia è quello che piace a me, ossia quello degli horror. A me piacciono molto gli horror. Horror che poi bisogna vedere che è horror. Ma non è horror. No, ma io non ho detto, non ho detto che quello fosse un l'atmosfera, horror. Però il movimento della macchina, questi zoom lenti, cioè a me sono piaciuti molto e mi hanno veramente dato molta atmosfera. Vabbè, per me a dire la verità, cioè, ce ne sono due che se la giocano, però che sono appunto Kafka's Der Bau, la Tana. Allora non sono l'unico. Però, cioè, per diciamo, se dovessi proprio scegliere tra i due, Discount, secondo me. Cioè, perché è un po' critico la Tana. Kafka's Der Bau, cioè, praticamente io ho fatto conoscenza con il bracciolo del Petruzzelli che sì, è comodissimo, allora, perché me ne stava show sen. È un po' critico, allora, come film, è quello. Secondo me è stata un po' troppo pretenziosa l'idea di fare un film su questa storia. Sì. Io che ho letto la storia, il racconto, cioè questo racconto, oltre al fatto di essere incompiuto, infatti il film finisce come con l'ultima finisce frase del incompiuto, racconto. Incompiuto praticamente. Il film finisce incompiuto, però è stato, cioè lui ha voluto reinterpretare l'uomo roditore della storia, in chiave moderna, della storia di Kafka in chiave moderna, e secondo me non c'è riuscito affatto, perché è molto confusionario come film, cioè bisognava aver Kafka non è Kafka che... è confusionario, ok, ma se però tutto... voglio dire, anche Cronenberg ha fatto un film su un racconto di Burroughs che non è certo molto più semplice, un racconto che non Kafka aveva però neanche una trama, però stiamo parlando di Cronenberg, appunto, è proprio quello, cioè, però diciamo che anche io sono d'accordo, perché prima, sul nell'ambito tecnico e solo su quello è stato molto interessante da vedere. Io non mi sono addormentato come si è addormentato Gianni, proprio perché ero interessato a scoprire tutte quelle piccole particolarità, quelle piccole sfumature di regia che comunque c'erano ed erano anche molto ben fatte. Assolutamente. Ricordiamo tra l'altro che è un'opera che è stata girata in 10 anni di lavoro anche, quindi non è semplice. Davvero? Sì. Ma non sapevo. Mentre il filmaccio. Il filmaccio. Allora, io ce l'ho pronto. Ce l'hai pronto, la vai Chelo. Allora ragazzi, io ho assistito con la collega Raffaella, che non c'è qui, a Miss Julie, che è un film, secondo me, cioè non riuscirei a dire ancora se è bello o meno, perché secondo me è una grossissima presa per il culo. Cioè, è una farsa, di la verità, perché si muove tra teatro e cinema, però è un confine che supera così tante volte che alla fine spettatore, se esce dalla sala, secondo me fa
ma io mi sono proprio girato di coglione. Oppure fa, ma che cosa ho visto? Che cosa ho visto? Tra l'altro, cioè, l'unica cosa forse carina del film, secondo me, sono due citazioni pittoriche, che sono il bacio di Hayez e l'altro, sinceramente, dovremmo chiedere a Raffaella. Anche l'altra volta, sì, sa, sì, anche nel video report, la ricordiamo, sì. Videodrome per l'arte. Chiamiamo Andrea Di Pre, perché arte è Videodrome. Mentre per me il filmaccio, cioè, ce ne sono comunque tanti. Però io ho scelto di parlare di un'anteprima internazionale, perché comunque erano i film più importanti a 12 euro, detto di loro, 12 euro. Ed è The Gunman di Pierre Morel, che è sceneggiatore di Io vi troverò e regista di un film, Banlieue 13, vabbè, un film sul parkour. Ma chi l'ha visti? Con, con Sean Penn e... Javier Bardem e Jasmine Trinca. Ecco perché un cast internazionale lasciava presagire altro. Sì, lasciava presagire altro. Purtroppo è stato un filmetto, perché ovviamente no, non è un film, è un filmaccio. È un filmaccio, ma nel senso, nel suo genere, perché attenzione, era un film, un action movie, diciamo, okay, così. Però diciamo, se vuoi presentare un action movie a un festival in prima serata, cioè, ma anche Die Hard era un action movie, però, punto, cioè, però il primo Die Hard no, ragazzi, non toccate la saga di no, vabbè, attenzione, ci sono gli ultimi due film, i primi due la feccia. Sì, però il primo, però i primi due, 58 minuti per morire, sì, e Trappole di cristallo sono degli ottimi esempi di film d'azione. Ma ci sono anche altri titoli come Leon oppure Terminator 2, non lo so, cioè ce ne sono comunque Leon, di titoli ben fatti. 1997, Fuga da New York. Tra l'altro preannunciamo che prossimamente ci sarà un bel puntatone, ci sarà un puntatone su Carpenter, sul nostro John Carpenter. Molto felice. Non potevamo non citarlo. Quindi The Gunman, Russell, The Gunman, in quel ruolo. The Gunman è il filmaccio della Zanna. È il film, io ne ho parlato pure nel report e non intendo ripetere, non intendo ripensare a quel film, perché non mi è piaciuto affatto. Il mio filmaccio invece è Road 47. No. Film che, cioè, mi ha, ti ha fatto collassare. Madonna, ne abbiamo parlato, cioè, tantissimo di questo, tanto film, tanto e tanto male, cioè, di questa storia di questi brasiliani che vanno. È controversa questa opinione, perché a me è piaciuto molto. Vabbè, a te è piaciuto anche Kafka. Sì. Quindi diciamo che abbiamo visioni molto diametralmente opposte, perché è stato un film che, nonostante non durasse molto, a me è sembrato durare un'eternità, perché era di una lentezza impressionante. Poi questa 6 ore di film in un'ora e mezza. Bravissimo, cioè, in cui poi alla fine che cosa succede? È un film, cioè, che in realtà si doveva muovere al ritmo della samba. Esatto, in realtà, cioè, fa proprio la scommoglia, cioè, la scommoglia. Che a Bari è scommoglia, quindi, cioè, c'è differenza. Eh sì, pure. 50 km da Bari a Gioia cambiano. Quelle due consonanti che cambia. Invece il mio filmaccio è Magicarina. Perché l'hai visto? Perché è un film che mi ha fatto uscire dalla sala dopo 10 minuti. No, dopo 25 minuti. Boh, è uguale. Vabbè, 25 minuti su 1 ora e 25, voglio dire un terzo del film. E poi avevamo capito come dovevamo andare. Io voglio menare anche un'altra menzione critica. Questa è menzione speciale per la critica negativa, okay, che è Graziella. Altro film francese che secondo me, cioè, non te vo' di niente. È un film di una, cioè, il film francese di solito prende uno spaccato sociale che di solito è medio borghese o scende un pochino. Ricordiamo Il grande Truffaut. Vabbè, stiamo parlando di altri livelli. Vabbè, ovviamente. E questo film, purtroppo, cioè, sembra visto e rivisto, trito e ritrito. Cioè, è come se te mangi. Se te mangi la pasta carbonara. Di solito la parmigiana, a detta di Gianni, il giorno dopo, quando è fredda, è più buona. Beh, ci mancherebbe. È buona. Questo film, invece, è una parmigiana dopo 2 anni. Che sicuramente non è buona. La parmigiana di nonna Lia. Ma scusatemi, questo film che si chiama Graziella, per caso è il numero 2 di Grazia e Grazio? No. Però ci si potrebbe avvicinare, cioè, magari un riferimento al Grazia, Graziella e grazie. Grazie a noi. Grazie a noi, ragazzi. Io vorrei proporre invece un'altra menzione speciale, però positiva. Per il film, l'anteprima internazionale che ho visto al Petruzzelli. Bastardo. Slow West. Che a dire c'è stata la competizione per andare a vedere quella prima, eh. Che fortunatamente ho vinto io. Un film di John McLean
che mi è piaciuto molto. Parliamo di un western abbastanza classico, sì. Però molto, molto interessante, molto ben gestito, con i tempi che sono proprio quelli del western, che non è facile trovarli, per diciamo non allungarli troppo e non portarli poi allo sfinimento, capito, questo allungamento dei tempi. Quindi un buon ritmo, una bella tematica interessante, delle figure. Ci hai detto anche molte citazioni in questo film. Sì, vabbè, assolutamente. Comunque sì. Ne hai parlato anche nel video. Ne ho parlato anche nel video, quindi video report, mandiamo per invitiamo ovviamente a vederli. A tutti i video report. I video report li potete vedere sul sito www.barirockcity.com. E adesso prendiamo un'altra breve pausa. Ritorniamo sulla via della musica. Vai. Bari Rock City. Bari Rock City.
E dopo questa botta di adrenalina con i Queens of the Stone Age in The Fade, con la voce di Mark Lanegan insieme a Josh Homme, Comeback Blues dei Damn Crook and Vultures, ritorniamo sul però video. Nuovamente. Io mi chiedo, dici, ma com'è una botta di adrenalina? Che effetto ti fa? Che hai avuto ascoltando queste due canzoni. Ma tu, come fruitore di questa botta di adrenalina, ti sei sentito un po'? Una cosa. Vedi, mi sono rizzato i peli. Ce ne siamo sparati a palla. Quindi, cioè, il tuo pelo diventa come al polpo. Esatto, bravissimo. Okay. Si arrizza come un polpo. Quindi, per il barese è chiaro il parallelismo. La metafora, sì. Il parallelismo. Comunque, allora, ritorniamo a Bifest e affrontiamo l'altra faccia della guida. Della medaglia. L'altra faccia della guida, che è appunto quella di Fritz Lang. È la mia, è diversa. Guarda che c'è scritto sopra. C'è scritto primo festival come inviato radio Kilo. E l'ha dedicato a se stesso. La dedica a se stesso. Non lo so. Vabbè. Vabbè. Il principe, cioè la figura su cui all'inizio avrebbe dovuto ruotare, singola figura, è quella del regista austriaco Fritz Lang. Fritz Lang, definito più di Murnau. È di Robert Wiene. Come il regista più influente della storia del cinema, no, del cinema internazionale. Nonché uno dei più prolifici, dato che ha una filmografia che conta di 41 film. 41 film. Prolefici. Prolifico. Un saluto a Feleppo. Un saluto a Feleppo from Ausanga. E alle sue pettore. Che si guarda i film. E niente, abbiamo potuto vedere un macello, cioè c'era proprio l'imbarazzo della scelta e non della sciocca. C'è da dire che comunque erano molto belli i film. E c'è da dire che comunque vedere al cinema determinato tipo di cinema è un'occasione che si ha spesso una volta sola nella vita. È un'occasione molto molto ricercata, molto particolare, perché oltretutto queste pellicole, che erano in digitale, non erano proprio pellicole, sono difficilissime da trovare, soprattutto per il suo periodo muto e anche per i sottotitoli, perché oltretutto i sottotitoli erano tutti, cioè gli intertitoli, almeno per quanto riguarda il film muto, erano in tedesco, però in inglese, gli erano stati aggiunti i sottotitoli in Italia. Abbiamo intanto apprezzato anche tutte le proiezioni, anche nel periodo americano del regista, che sono state mandate in lingua originale, oltre che quelle in tedesco. No, però io ho visto anche qualche film doppiato. Sì, però anche noi abbiamo visto qualche film doppiato e alcuni film ci avevano un po' indispettito proprio per il doppiaggio. Io proprio a quello mi volevo collegare, alla fortissima critica che vorrei fare al doppiaggio italiano, cioè più che al doppiaggio è alla traduzione. No, ma non li puoi, che secondo me all'epoca, soprattutto negli anni 40-50, non si dava molto molto peso alla qualità della traduzione. Però è una cosa che dal tedesco all'italiano. Ma io non sto dicendo questo per l'epoca, però per il fruitore attuale ovviamente è un po', cioè tu diciamo stonato. Tu vorresti proporre una rivisitazione dei doppiaggi, sì, magari riscrivendoli e io c'è da dire che comunque il linguaggio in cui è doppiato, l'italiano in cui è doppiato, comunque è d'epoca, cioè ci sono comunque delle parole, termini che oramai desueti, non si utilizzano più, come ad esempio marachella. Era la chetichella. Io poi vorrei, cioè più che altro, mandare un grandissimo ringraziamento alla Cineteca di Bologna, che si è occupato della restaurazione poi di tutte le opere di Fritz Lang, quindi cioè apprezziamo lo sforzo fatto. Vabbè, comunque la Cineteca di Bologna, che è anche una partnership, tra l'altro una delle cineteche più importanti a livello internazionale. Sì, sì, assolutamente. Comunque, parlando di Fritz Lang, i film che sono stati trasmessi erano veramente tanti. Erano almeno una ventina di film. Io un po' ne avevo già visti, cioè il famosissimo, Metropolis. Il simbolo Metropolis, che poi c'è di cui hanno trasmesso due versioni, quella che ha girato fino agli anni 70, ossia quella aspettiamo perché, cioè, chi non ha assistito, noi abbiamo avuto la fortuna di assistere anche al documentario la fortuna perché prima di Metropolis, della proiezione, la versione originale quella di 2 ore e mezza, è stato trasmesso un documentario che però affrontava sul recupero della pellicola originale, sì, affrontava appunto il tema Metropolis sia dal punto di vista del archeologico, se lo possiamo chiamare, perché comunque è stata una ricerca affannata per trovare questa pellicola e ricostruirla. Ringraziamo l'Argentina. Che è stato trovato in Argentina una pizza che conteneva alcune scene che non si trovavano. Ringraziamo colui che ha comprato quella pizza, in pratica.
che era, non mi ricordo, tipo un barone, un qualcosa del genere. Sì. E poi oltretutto anche veniva affrontato dal punto di vista economico proprio quanto è costato a Fritz Lang fare questo film. E poi in realtà non è incassato, non è incassato niente. Anche, cioè, tra l'altro, due cifre, 3,5 milioni di marchi per farlo all'epoca, 78.000 marchi di guadagno. Io vorrei un flop economico. Nel 1927 questo era davvero un grande crack. Io vorrei condividere con voi una chicca che a me ha lasciato veramente mi ha lasciato incredulo. È sulla maniacalità del regista Fritz Lang nella costruzione dei fotogrammi che, cioè, prendevano lo spaccato della città Metropolis. Ragazzi, abbiamo un regista che ha impegnato, quanti erano? 8 giorni. 8 giorni, 8 per, 10 giorni secondi per 10 secondi di pellicola. Comunque, dell'amore per il mezzo. Sì, se posso dire qualcosa, secondo me è stato lui l'anticipatore della crisi americana del 29. Sì, ha sprecato così tanti soldi per questo film che sono finiti tutti. È stato prodotto, anche se è stato prodotto in Germania, però diciamo che ha avuto influenza. Ma poi è andato lì a lavorare. Beh, collegamento poi con la Repubblica di Weimar, che in quel periodo. Ragazzi, perché non sono nato in Germania in quel periodo? Io ho potuto apprezzare, di tutti i film che ho visto di Fritz Lang, l'uso della luce. Sì. È l'uso del bianco e nero. Nel segno M, il mostro di Düsseldorf. Cioè, era proprio avanti. Secondo me quello luce. È il film in cui è più evidente. Era un artigiano, cioè. Era un cineasta. Partendo anche da questo fatto. Mi è piaciuto anche molto il termine artigiano. Perché aveva un utilizzo del bianco e nero quasi dipinto in certi film. Sì, tieni conto che l'espressionismo tedesco alla fine era fondamentalmente incentrato su una commissione fra arte. Cioè, i primi film tipo Das Kabinett del Dottor Caligari, Nosferatu non tanto, ma il primo, erano fondamentalmente scenografie espressioniste. Quello di Viene, assolutamente Viene. Sì, che originariamente doveva essere di Lang. Sì, sì. Originariamente doveva essere di Lang. Alex, c'è un abbraccio da qua, te lo mando. Espressionismo forever. infatti c'era questo. E infatti Nosferatu di Murnau è stato il primo film espressionista volutamente girato in esterni con lo stessa, con la stessa cura. Infatti l'uso del negativo. Siamo nel 1922, cioè il cinema era nato da scarso 20 anni. Sì. E già utilizzavano plongée, utilizzavano tutta una serie di meccanismi. Vabbè, ma anche i meccanismi di Fritz Lang. Comunque lui era un maestro nel sovrapporre le pellicole, nel disegnarci sopra. Era veramente particolare, non avendo a disposizione il virtual effects di adesso, creare delle cose del genere all'epoca è impensabile. La scena degli occhi in Metropolis. La scena degli occhi facciamo in Metropolis. Diciamo un collegamento, secondo voi, cioè, vi pongo questa domanda, un Nolan all'epoca di Fritz Lang sarebbe stato capace di fare ciò che ha fatto il nostro maestro, il compianto? Non credo. Ragazzi, e poi che monocolo aveva? Che monocolo, un monocolo bellissimo. Chi è Fritz Lang? Sì. E oltretutto aveva anche la benda. La benda dopo. Aveva la benda. E poi tra l'altro la sceneggiatura di Metropolis, chi l'ha scritta? La moglie. Sì, lei ha scritto il libro. E poi Tia von Arbo aderì al partito nazista, mentre Fritz Lang se ne andò in America. Per ragazzi, c'è una storia bellissima raccontata proprio nel documentario sul rapporto che avevano avuto per un brevissimo periodo di tempo Goebbels, che era il curatore, il gerarca nazista che si occupava era il ministro della propaganda, quindi con Fritz Lang si occupava anche della censura del cinema tedesco, Fritz Lang, della produzione anche di opere. Da questa parola censura è stato anche perseguitato tra virgolette anche dopo, anche quando nel suo periodo americano era stato iscritto anche nell'albo dei registi comunisti, dei registi anti-americani, credo. Cosa? È stato molto anche controversa come figura in tutti gli ambiti. È stato molto ostacolato in tutte le maniere possibili, un po' per il nazismo, un po' per questo anti-americanismo. E poi vorrei cosa è successo tra Fritz Lang e Goebbels? Che il buon Fritz Lang ha detto: io, sinceramente, da qui me ne vado perché sono ebreo. E Goebbels, con quella faccia tosta e faccia di cazzo, se permettete, penso di potermelo permettere. Beh, voglio dire, Goebbels sapeva di cinema quanto io ne so di calcio, praticamente. Sinceramente, perché aveva scelto Leni Riefenstahl, che comunque fondamentalmente una cineasta grandiosa, cioè la Carata su Pispaliu o altri film che ha fatto. Cioè, comunque, una regista che ha lavorato fino a 80 anni facendo anche fotografia subacquea. Però, sinceramente, non aveva uno spessore del genere di Fritz Lang. Sai di che Murnau. Cosa gli ha detto? Cosa gli ha detto? Ha detto: decidiamo noi chi è ebreo o meno. Questo ti fa capire che forse anche
antisemitismo era anche motivato più da scelte politiche che non assolutamente veramente, questo è citato anche in Amen, in comunque, Amen per sì, dire vabbè. Comunque, ritornando a Fritz Lang, c'è da dire che lui affronta anche temi molto interessanti dal punto di vista psicologico. Certo, e qui cito uno di, il mio film, cioè il film che ho visto di Lang che mi è piaciuto di più, che è Fury. Furia, Furia del superiore americano. Sulla folla. Sulla folla, che è la doppia la faccia della psicologia. Perché anzi, la folla sociologia rappresentata nel, in M, il mostro di Düsseldorf. Sì, è sostanzialmente buona. E invece c'è l'altra faccia della medaglia di della Fury, folla. Di Fury, che è, vabbè, è un film allucinante. Ragazzi, bellissimo. Io vi voglio porre sempre un quesito, perché poi, cioè, io dico sempre che quando vengo in radio imparo da voi. Ma secondo voi, cioè, si può leggere una venatura di futurismo in Fritz Lang? Ma pure due, beh, un capillare bello 3, grosso, 4, una orta. Beh, solitamente io mi ricordo ai tempi quando al liceo facevamo il progetto cinema. Facemmo il vent'anni fa, ricordi di infanzia del Foggiano, ricordi di infanzia ormai persi nei secoli. Ricordo facemmo un parallelismo fra, vedemmo Metropolis da un lato e aspetta, quell'altro film Blade Runner. Blade Runner, trovavamo un punto di connessione. E mi ricordo nella tesina, ovviamente Blade Runner è molto molto ispirato. Certamente, è una sorta di Metropolis Reloaded. Sì, proprio le grafiche, cioè fisicamente sì, ma anche il libro. Io penso che anche il libro di Philip Dick, da cui è tratto Blade Runner, sia un po' ispirato. Ma se vogliamo un punto di riflessione sull'espressionismo tedesco. Io mi ricordo, trovai, almeno personalmente, rileggendolo sotto un altro punto di vista, l'espressionismo ha avuto sinistramente quasi dei prodromi di quello che poi sarebbe stato il nazismo. Cioè, se vedete tutti i film principali, affrontano tutte le tematiche che poi troviamo nel nazismo. Assolutamente sì. Allora, Metropolis, l'architettura nazifascista. Capiato il dottor Caligari. Caligari è la figura del controllo sulle menti. Ma Nosferatu, Nosferatu, il demone dittatore che porta la peste. Der Golem, la tematica ebraica. Ci sono tutta una serie di elementi che Golem, poi un altro grande film. Der Golem, che poi ci sta quella, che poi sarebbe quello di Heinrich Galin, che sarebbe stato lo sceneggiatore del Nosferatu. Quindi, capito, ci sono tutta una serie di elementi. Ma quante ne sai? Io le sue espressionismo mi sono, perché quando 20 anni fa, ma più di 20 anni, nel 92, facevano Fuori orario di Enrico Ghezzi in replica su Rai 2 all'ora di pranzo, si potevano vedere quei film. E fu mia madre che diceva: "Alessà, stanno facendo uno Sferato". Io avevo 6 anni e sono rimasto drogato di espressionismo. Ah, non sapevo questa cosa su Rai 2 di Fuori nel 92, poi vabbè, eravate ragazzi, io non ero nato, c'era la cultura. Io avevo 4 e facevano anni. E facevano, mi ricordo, uno Sferato lo trasmisero su Rai 2, anzi su Rai 3, lo fece in replica, perché solitamente Fuori orario andando alle 4, alle 5. Il punto però è che, cioè, entrambi le correnti, sia il futurismo che espressionismo, anticipavano tantissimo poi delle tematiche che venivano riprese ovviamente dalle dittature naziste e fasciste. Sì, però appunto, cioè, se ne distaccavano, in quanto non era non era una loro espressione dell'arte, non sì, era il discorso di controllo sulle menti. È l'annullamento di tutto ciò che c'è prima per la creazione di qualcosa di nuovo, non è l'annullamento della popolazione, ragazzi, cioè questa è l'arte. È il cambio dell'idea, ma si tratta di un creare mentale, non di un creare fisico, sostanzialmente. E loro facevano esattamente questo. Sì, infatti. Ragazzi, ma piccolo, voglio una domanda. La voglio fare anche a Chelo, che vedo che è abbastanza preparato. L'ombra del vampiro di Elias Merij, che, se non sbaglio, che è un dietro le quinte del Nosferatu. Sì. Cosa te ne pensi? Non l'ho visto. Ecco, cosa sta su YouTube. Sincerità, no, andrò a vedere. Yeah, che tra l'altro ci sta John Malkovich e Willem Dafoe, che, sì, una infatti, coppietta che è uno dei miei attori preferiti, a dir la verità. E sta anche Bruno Ganz, tra l'altro. Davvero? Allora, mi ero ripromesso anche grazie a mio zio, che è un altro cinefilo dannata, di vederlo insieme. Quindi prima possiamo vedere insieme, perché è un film che secondo me dà una visione un po' troppo contraffatta del Nosferatu. Invitiamo tutti i nostri seguaci, i nostri ascoltatori, sì, di vedere Nosferatu, ma anche ad unirsi a noi per una futura proiezione casalinga. Può darsi che non sarà poi tanto casalinga, e infatti casalinga possibilmente. Però queste cose le teniamo nascoste. No, ce l'avevo qua. Che questa è la fornacella dire nascosta, che è la carne al fuoco che terremo per noi. È la carne al fuoco. Le Gimrid nascosti. Quelle che nascondi dietro al cespuglio per non farle. Le stiamo vedere buttando sotto il tappeto per il momento, per poi svelarle al momento. Arriva l'odore del budello. Il maestro. Comunque abbiamo apprezzato tutto. Abbiamo apprezzato, io ho apprezzato il suo cinema. Pare che anche il lato noir, quello americano, di quando lui si trasferì in America. Ho apprezzato anche il modo in cui lui riusciva a costruire le storie. Le storie, sì.
È molto bello anche il segreto dietro la porta, come si chiamava? Sì. Il segreto di Secret, sì, Beyond, Secret Door. Beyond, sì, the Door. Secret Beyond the Door, dove c'è una storia molto, molto bella, molto intricata. E consiglio la visione di questo film, come consiglio un altro film che mi ha preso benissimo, cioè proprio un anche per il significato sociale di questo film, che è anche i boia muoiono. Mai detto, mai detto bene questo titolo, uno scioglilingua, che è un film davvero bello e parla di come la coesione di una nazione, di uno stato, cioè quello cecoslovacco, riesca in qualche modo a prendersi gioco dell'invasore dello nazista. Dello stesso invasore nazista, che appunto ambientato a Praga. Qui è un'altra visione, è un'altra della, visione della folla, in maniera positiva, ecco perché. E di come la coesione a volte riesce anche a battere l'invasore nazista. Cioè, un'ultima cosa di questo film, mi è piaciuto molto il modo in cui Fritz Lang derideva i nazisti, perché nazisti, ogni gerarca, ogni figura nazista presente era in questo film aveva una deformità fisico-psicologica. E questo, cioè, oltre anche all'uso del colore, era molto chiaro come film. Ora non so se fosse stato un difetto della pellicola o del digitale, però aveva dei colori, un bianco e nero, una luce molto chiara. Sì. Nonostante fosse stato girato parecchio nell'interno e non in esterna. Io ora, di la verità, mi rivolgo, cioè vi escludo un attimo Zen e Gigi, mi voglio rivolgere un attimino a Annunzio. Una piccola, no, una, diciamo, una sensazione che ho provato. A me, cioè, ha colpito molto il fatto di come la psicologia, che si stava affacciando come campo di studi in quegli anni, sia penetrata nel cinema. È questa commissione che poi è quella che vorremmo vivere anche noi, perché purtroppo sappiamo bene quanto è difficile esercitare la professione di psicologo al giorno d'oggi. Tu, cioè, ti sei sentito un po', diciamo, tirato in ballo, tirato, certo, in causa. Ma soprattutto tirato in ballo perché magari a volte riuscivi a cogliere quel particolare, quella battuta che ti rimandava ad altro. Colli questo particolare, Gianni che sta scuolendo. Mamma mia, ragazzi, oggi anche ha detto la pulizia Gianni, cioè davvero. Anche i Gianni. No, ma Gianni che sta pulendo, anche i Gianni, anche i Gianni puliscono. Mani in secchio, mani in scopa. Comunque io direi di ritornare sulla via della musica. Sì, dopo questo intermezzo su Fritz Lang. Ma prima un'ultima cosa su un altro grande film che ho avuto l'opportunità di vedere al cinema durante tutta una lunga mattinata. Col buon Walter Tech, che salutiamo. Walter Tech, che tra l'altro è presente, abbiamo conosciuto Walter, che è questa figura, sì, che al cinema girava per, sì, il galleria, nel galleria e per il Petruzzelli. E infatti è vero che il giorno dopo averlo conosciuto abbiamo deciso di andare a vedere I Nibelunghi di Fritz Lang. Epopea, una epopea che descrive un po' la storia trattata anche nella tetralogia di Wagner sulla grande saga dei Nibelunghi, che è una delle storie popolari più famose in Germania. Protagonista il buon 5 ore di film. Io mi sono visto il dottor Mabuse pure. Muto, ed è un film avvincente. Che non ti facevano sentire minimamente il peso né del colore, né dell'assenza della parola, né di qualsiasi altra cosa che spesso viene associata ai film di 70 anni fa, 80 anni fa. È un film godibilissimo tutt'oggi, sia per la potenza dell'immagine, che descrive alcune scenografie spettacolari e curatissime, a volte indicibili, se pensi all'epoca in cui è stato girato. Sia anche alla musica, che sia anche alla musica, è molto coinvolgente, e alla straordinaria espressività di alcuni dei protagonisti. Sì, ma assolutamente, comunque straordinaria. Si trattava solo di volti là, in si trattava solo di occhi a esatto, volte. Esatto. Ragazzi, voglio solo dirvi che erano tutti attori che uscivano dalla fucina di Max Reinhardt, quindi il Kammerspiel, una scuola molto importante all'epoca. Ragazzi, io, signore, cioè, che dire, veramente uno chapeau enorme al compianto Fritz Lang. E anche gli organizzatori del B-Fest, che hanno deciso, che hanno deciso di andare a dedicarlo a lui, di dedicarlo a un regista sicuro, nato nel 1890. Quindi un grazie anche a Felice Laudadio. Un grazie a Felice l'ha voluto fare. Che è il direttore, l'ha voluto fare, dai. E comunque vedere un sacco di ragazzi popolare le sale. Popolare le sale con film del 22, del 40. Dico solo del che per guardare Metropolis sono dovuto andare a prendere il biglietto 2 ore prima. Tra appunto, l'altro, su Metropolis vorrei aprire una velocissima parentesi sulla versione moderna, tra molte file di virgolette, musicata dal buon Giorgio Moroder. Da Giorgio Moroder, di cui non andrò a
contestare l'ambito artistico musicale, ma solo il fatto che abbia voluto prendere una grande opera e, a mio parere, snaturarla dell'atmosfera stessa che Fritz Lang, come avete detto voi prima, ha tanto costruito minuziosamente. Quel pathos, è vero. Con i canti gregoriani, tra l'altro, all'inizio gli original score erano i canti gregoriani. Sì, sì, ma è di una musica bellissima. Vabbè, allora io quindi mi permetto, i filtri che sono stati usati sono ma io a dir poco penosi. Ma è come quelli della Silent Orchestra per il Nosferatu, veramente schifo. So cioè, con l'Amiga 500 facevo una musica migliore. Bravi, cioè, io stesso avrei fatto di meglio. Posso dirti, veramente, poi cioè, ci tuffiamo nella musica. Allora, una critica a Felice Laudadio, in questo caso mi permetto di farla. Dopo averlo salutato. Felice, dovevi mettermi la versione fatta da Jeff Mills. Felice, dovevi mi permetto di dirlo. Tre volte in sala Metropolis originale, non in tre sale, ma metto però Pizzelli, ha preso Moroder, metti Jeff Mills pure a sto punto. Vabbè, stiamo parlando di musica, ritorniamo. Ritorniamo alla direi musica proprio di sì, ragazzi. Vabbè ragazzi, comunque la comunque alzate anche. Thank you.
Rock City. Look what you had this time.
eccoci qui, ritornati sul Videodrome dopo aver ascoltato Always Me, The Colorades, Copy of Aid, Nine Inch Nails. C'è anche rima. Continuiamo con un grande pezzo. Possiamo fare un aspetta un attimo, prima dei ringraziamenti, ricordiamo al nostro pubblico. Io volevo ringraziare te per la E dopo mi ringrazio, okay. Un attimo, prima avvisiamo, dopo glielo butti. Avvisiamo i nostri ascoltatori che ci possono ascoltare sempre su www.spreaker.com/BariRockCityRadio e oltre alla vasta gamma di programmi di BariRockCity, c'è il nostro Videodrome. Come al solito, pagine Facebook, a breve avremo il sito, quindi sapete la pagina un po' Twitter, come tra un po'. Ma quello pure le pagine gialle, quello che vuoi. Pagine gialle e pagine che bianche. Ma esistono ancora? Sì, certo che esistono. Esattamente. Come esisterà l'anno prossimo il B-Fest. Vorrei elogiare, Michele, sto aspettando il tuo elogio. La mia mano. Stretta di mano live. Stretta di mano live. E adesso, parlando di bombe, lanciamo l'ultima granata. Sto togliendo la sigla. Abbiamo tolto la carne dal fuoco. Adesso usciamo le Gimrid che avevamo nascosto. una delle tante. Perché poi abbiamo anche la trippetta da uscire. Annunciamo che il B-Fest 2016, che si terrà dal 2 al 9 aprile, il cambio di date, sarà dedicato al mostro sacro Marcello Mastroianni. Stop fumando. Marcello, come here. Questa è la scena di La Dolce Vita. Ci fa eccitare tutti. Questi fa bagnare tutti. Sono proiettati nelle sale del B-Fest quasi 50 film. In della cui sua ha recitato, cioè, sprecarsi le mani, leccarsi i baffi, quello che volete voi, cosa. Trepidate, non so, brividi, Sono iniziate ad aspettare già da ora. Già immagino che il gruppo di Videodrome riproporrà la scena della Fontana di Trevi a Piazza Aldo Moro. Ma facciamo un video quindi alla Fontana di Piazza Aldo Moro. Ma il problema sarà trovare Anita Ekberg. La chiamo io, c'è un po' di conoscenza. Questo io da Rita Ekberg. Ma c'è Gianni. La interpreta che io. Ma c'è Gianni. Direi anche a sto punto, riascoltatevi la puntata di Fellini, in cui parliamo apertamente di Mastroianni. Infatti, avremo modo di vedere al cinema grandi film di Fellini, come con protagonista il grande Marcello Mastroianni. Che non in generale, vedo l'ora, come abbiamo già di vedere 8M, cioè già io non vedo l'ora anche di vedere la città delle donne al cinema. Ci saranno film di De Sica, Luchino Visconti, il Mastroianni, grandi nomi italiani. Diciamo che è un grande nome italiano, un grande attore italiano, ha lavorato sempre con grandi e solo con grandissimi registi e non ha mai perso un colpo. Tra l'altro ricordiamo che ha recitato in più di 10 film del grande Ettore Scola. Ne abbiamo visto proprio uno che è probabilmente una giornata particolare. È anche il più grande conoscitore del personaggio Mastroianni, proprio per il fatto che è stato il regista italiano che ne ha girato, ha diretto più film con lui. Mastroianni. Sì. Infatti abbiamo avuto modo anche in questi giorni di ascoltare qualche anche chicca raccontata direttamente dalla voce di Ettore Scola. Immaginiamo le chicche dell'anno prossimo. E della sua somiglianza con Gianni. Con Gianni, perché a quanto pare Marcello Mastroianni era sempre oltre ad avere sempre le mani in pasta. Aveva le mani in pasta pure lui. Ettore Scola diceva che era un uomo che aveva sempre le tasche piene di gettoni e si informava sempre su dove fosse una cabina del telefono o se fosse disponibile un telefono, perché era sempre e costantemente a parlare al telefono. E quindi ringraziamo innanzitutto BariRockCity perché ci ha dato questa grande ringraziamo possibilità. Anche Rossana Zonno e tutti gli eventi d'autore, appunto, che è una situazione che intervisteremo a breve, e ringraziamo per il loro intervento che ci ha permesso di accedere anche alle aree. Quindi grazie, fare un ultimo applauso anche a loro. Un applauso a tutto il B-Fest 2015. Ci ha regalato questa settimana di cinema, di arte, di amicizia, di cultura. Ringraziamo, di fratellanza. Ringraziamo i ragazzi del Videodrome che sono Kelo, Zenna, Gigi e Nunzio. E oggi possiamo fare un ringraziamento anche a Mattia che ha resistito stoicamente. Anche al Castagnaccio. Al Castagnaro. Mamma che ci ha fatto andare avanti. Però ragazzi, io vorrei che sia Mattia a chiudere a chiudere la puntata. Cosa te pensi di stare qua dentro? Ti è piaciuto? Del o no? Più piccolo speaker di BariRockCity del mondo. Che del mondo. Pensi? Ti senti fiero? Siamo in radio, non ti vedono, devi parlare, Mattia. Devi dire un sì enorme. Sì, vai Mattia. Sì. Bravo. Oh, bene. E chiudiamo con lui che ci ricorda che
Noi qui siamo su, su... Bari Rossi. Bari Rossi. Ci vediamo alla prossima, alla puntata, prossima puntata in cui le riprenderemo, in cui riprenderemo la programmazione normale, normale con un autore che non annunciamo ancora. No, lo faremo, lo sappiamo. Dobbiamo finire abbiamo la puntata di David Lynch. Abbiamo la grande seconda puntata su David Lynch. E poi abbiamo tra, sempre tra quella carne al fuoco, un altro autorone. Per quanto abbiamo speso per questa carne al fuoco? Tutti i soldi che avevamo. Pre-pasquetta. E allora, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Grazie per averci seguito anche oggi per quasi due ore. Come al solito. Io direi di chiudere con la musica, ragazzi. Allora, annunciamo i due brani. Ci andiamo a ascoltare The Doors con la storica Break and True, ma prima di Ivy con What Makes a Good Man. Ciao ragazzi. Ciao. Break on through to the other side.
Why would anybody watch a scum show like this? Why did you watch it, Max? Business reasons. Sure. What about the other reasons? I think that massive doses of video drone signal will ultimately produce and control hallucination. To the point that it will change human reality. Change your reality.